Buonasera a tutti, benvenuti a questa 44esima puntata di UFOcast. Ci scusiamo per la puntata scorsa in cui abbiamo avuto qualche problema con Massimo Mazzucco, dovevamo andare in onda con una puntata con lui, ma c'erano stati dei problemi di salute che lo hanno costretto a letto, insomma. Abbiamo pensato di spostare questa puntata per diciamo più o meno la metà di marzo. Intanto vi ricordo i nostri indirizzi web, che sono ufocast.ufomachine.org per quanto riguarda il nostro sito, e invece per quanto riguarda questa radio è it.millemites.com/show/ufocast. Allora, siamo qui in questa puntata per continuare un discorso che abbiamo iniziato da Natale scorso, con la puntata dedicata a Corrado Malanga, in cui ci faceva presente e ci raccontava quella che è stata la sua esperienza in prospettiva nell'ambito, insomma, della prosecuzione delle ricerche che riguardano il campo dell'abduction aliena. E dopodiché c'è stata un'altra puntata di Corrado dove ci ha spiegato in maniera più dettagliata alcuni punti di vista e l'esperienza stessa. Abbiamo proseguito con una puntata dedicata ai collaboratori, i vari collaboratori che hanno lavorato con Corrado in questo campo, e abbiamo pensato di continuare con una discussione con quello che ci aveva già promesso anche il nostro ospite di stasera, un approfondimento di un documento che è stato pubblicato poco tempo fa con il titolo di Alien Agenda 2.0, che prende un po' un punto di vista, diciamo, alternativo su quello che potrebbero essere i risultati della ricerca sulle abduction aliene. Il documento è scaricabile dal sito di ufocast.org e stasera abbiamo con noi Alex Torinesi, che ci parlerà di questo argomento. Ci sei? Sì, ciao Massimo, ben ritrovati. Ciao Alex. Allora, tutto quanto è stato anticipato, tutto è qui sul piatto, e per cui magari se vuoi iniziare dicendoci quali sono state le motivazioni che ti hanno portato a scrivere quel documento, poi magari entriamo più nel dettaglio. Quel documento nasce alla fine del lavoro che ho fatto in questi anni all'interno del team di collaboratori di Corrado Malanga. Nasce dopo aver potuto operare direttamente su circa 200 addotti nel corso degli anni, e nasce perché le informazioni acquisite in questo periodo, in questo lungo periodo, sono diventate così nutrite, così sostanziali, che mi hanno permesso di vedere retrospettivamente tutto quello che fino a quel momento ci aveva portato ai risultati che tutti conoscono, perché ritengo che più informazioni si abbiano a propria disposizione, più sia facile e doveroso, peraltro, guardarsi indietro e vedere se alcuni capisaldi, alcuni pilastri delle ricerche fatte fino a quel momento e su cui si basavano tutte le teorizzazioni successive avevano effettivamente la natura, l'idea, il concetto fondante che era stato attribuito fin dall'inizio. Quindi sostanzialmente l'idea era: rivediamo tutto quello che mi ha portato qui, tutto quello che è stato fatto, in chiave critica, perché alla fine diciamo le informazioni che io avevo attinto da tutto questo lavoro mi spingevano a rivedere alcuni particolari dell'impianto della teoria dell'interferenza aliena, impianto che peraltro per quanto mi riguarda è confermato in toto, al di là di alcune sfumature, altre anche sostanziali. Scusa se interrompo, ma approfitterei di questo, perché noi abbiamo avuto modo di vedere che ci sono state delle critiche riguardo a quella che è stata vista come una presa di posizione da parte di noi collaboratori per quanto riguarda quello che aveva appena comunicato Corrado, e in qualche modo è stato visto come un allontanarsi, un dividersi da un certo tipo di ricerca o di punto di vista. Cosa ne pensi tu, Alex, riguardo? Sì, penso che effettivamente questo possa essere un'interpretazione, ma peraltro l'interpretazione più facile è anche la più sbagliata, perché parlo per me, ma credo di interpretare anche il pensiero di tutti gli altri ragazzi, membri del team di collaboratori.
l'attività, diciamo, del gruppo, all'interno del gruppo, è sempre stata, nell'ambito delle nostre possibilità, un'attività costruttiva. Quindi ognuno di noi ha cercato di portare un contributo che non fosse solo fattuale, nel senso non fosse solo orientato all'azione, quindi a dare supporto agli addotti nel caso specifico, ma avesse anche indirettamente o direttamente, insomma, come ricaduta, l'effetto di portare un contributo anche teorico, anche di studio sull'argomento che si andava ad affrontare. Peraltro, per quanto mi riguarda, ma posso estendere questa considerazione anche ad altri membri del gruppo, l'analisi retrospettiva è stata fatta successivamente al mio uscire di scena, quindi non avevo nessun interesse, nessun motivo di fare qualcosa contrario a quello che poteva sembrare la linea d'azione adottata fino a quel momento. Non solo, ma conoscendo Corrado, lo conosco da tanti anni, so che ha sempre apprezzato, sempre diciamo, visto nella giusta luce il fatto di avere delle persone che comunque portano un contributo. Poi sul merito si può discutere, naturalmente, però nessuno di noi ha mai voluto fare la semplice pedina. Abbiamo cercato, magari anche sbagliando, per carità, però abbiamo cercato di dare sempre un contributo effettivo al lavoro fatto. Di conseguenza, queste polemiche che poi nascono sempre sul web dietro l'anonimato, nascono in contesti in cui praticamente si può parlare di tutto e il contrario di tutto, lasciano il tempo che trovano, francamente mi lasciano anche abbastanza indifferente, insomma. Sì, quello, certo. Dimmi. No, dico, noi siamo una web radio, nel web ci muoviamo, per cui in qualche maniera dobbiamo anche prendere in considerazione quelle che sono le voci del web, che in questo momento stavano, dal mio osservatorio, come direbbe anche Corrado, mi sembrava che ci fossero delle cose da chiarire a riguardo, soprattutto sul fatto che qualcuno volesse prendere il posto di Corrado o dividersi da lui per quanto riguarda, insomma, la prosecuzione di queste ricerche in rami diversi. In realtà ci sono sempre stati due rami, che uno è quello teorico, quindi razionale, e l'altro è quello più sensibile, e quindi se volessimo usare il termine animico lo potremmo usare, ma noi in radio giustamente possiamo dare delle informazioni, cercare comunque di parlare di qualche argomento, ma quello che è la parte sensibile sta alla sensibilità individuale, indagarla e comunque tenerne conto. Sei d'accordo anche tu, Alex? Non c'è dubbio, anche perché comunque il solo pensare che qualcuno di noi avesse fatto tutto questo, che peraltro non è nel merito, ripeto, non è per nulla contraddittorio rispetto al lavoro fatto da Corrado, può essere un diverso punto di vista, una diversa chiave di lettura, ma nulla di più. Quindi tutto questo lavoro avviene nel momento in cui noi siamo usciti di scena. Per quanto mi riguarda, io sono uscito di scena un anno fa, per cui non ci sarebbe proprio nessun senso nel vedere, esatto, una cosa che non ha... In un mondo ideale non ci sarebbe neanche il bisogno di spiegare questa cosa. Esattamente, però era giusto spendere due parole, perché effettivamente mi rendo conto che chi non è perfettamente addentro alle cose possa malinterpretare quello che è successo e vederci del male dove del male non va visto. Bene, torniamo al documento, scusa l'interruzione, però sì, così ci siamo liberati di questa cosa e possiamo parlare tranquillamente del fatto. Sì, cosa succede? Niente, sostanzialmente alla fine di tutto questo lavoro fatto mi accorgo, ma anche sulla base dei risultati sperimentali avuti lavorando con persone direttamente coinvolte nel fenomeno dell'interferenza aliena, mi accorgo che c'è qualcosa che non mi torna, e quindi mi lancio sostanzialmente in una interpretazione sotto una diversa chiave di lettura di alcuni aspetti dell'impianto della teoria, che peraltro dal mio lavoro viene totalmente confermato. Viene visto in questo un tentativo di falsificazione del lavoro di Corrado, in realtà non è proprio così, o meglio, non lo è nella spinta. Chiariamo bene, Alex, cosa vuol dire falsificare una teoria? Sì, allora, falsificare una teoria in ambito epistemologico significa andare a dimostrare o comunque andare a evidenziare i canoni di scientificità di una teoria. Cosa vuol dire? Il principio di falsificabilità di Popper è stato uno dei più grandi filosofi della scienza,
stabilisce che una teoria, un'affermazione, per essere scientifica deve essere falsificabile, ossia deve essere possibile sostenere il contrario di quello che quella teoria afferma. Quindi questo processo potrebbe essere volto proprio a confermare la teoria più che a smentirla. Ecco forse l'equivoco. Certo, perché una teoria che non è falsificabile significa che non ammette il contraddittorio. Conseguentemente una teoria del genere diventa un assioma, un dogma, non è discutibile. Una teoria falsificabile, invece, che mette in luce i punti deboli di una teoria, è una teoria assolutamente scientifica. Attenzione, qui si genera spesso un equivoco tra scientificità e veridicità. Sono due cose completamente diverse. Una cosa può essere vera e non essere scientifica, e viceversa. Mi spiego con un esempio che ho fatto altre volte, ma aiuta a capire. Se io affermo che domani pioverà, potrei nel merito fare un'affermazione vera se domani effettivamente dovesse piovere, ma questa affermazione non è per nulla scientifica, perché io non posso dimostrare con assoluta certezza che domani non pioverà. Quindi la veridicità di un assunto non è necessariamente legato alla scientificità. La scientificità serve solamente, dove solamente non vuole essere riduttivo, ma voglio circoscrivere l'ambito, la scientificità di una teoria serve a dimostrare che c'è un lavoro dietro che può essere anche confutato, ma seguendo determinati paradigmi, determinati metodi, che vanno peraltro potenzialmente a sostegno della teoria stessa, quindi a rinforzarla. Il lavoro che io ho fatto è stato visto come una falsificazione del lavoro di Corrado. Questo non era il mio obiettivo, non sono partito. Possiamo dire che l'obiettivo era l'ottenimento di una veridicità non scientifica? Diciamo che l'obiettivo che io avevo fin dall'inizio era mettere a posto delle tessere del mosaico che non mi tornavano. Poi, come ricaduta, possiamo dire che una parte del lavoro fatto da Corrado è stato falsificato, in maniera peraltro molto poco scientifica in un certo senso, perché io ho fatto delle affermazioni, parte delle quali non le posso provare. Quindi chiariamo che questo, cioè più che falsificato, è stato fornito un altro punto di vista. Falsificazione è solamente il termine con cui si intende questo tipo di procedimento filosofico. Esattamente, esattamente. Quello che era mio interesse fare era fornire una diversa chiave di lettura di alcuni aspetti, e sottolineo alcuni aspetti, dell'impianto della teoria sviluppata da Corrado in tutti questi anni, e allo stesso tempo chiarire a me stesso dei dubbi che non trovavano spiegazione in quanto era stato sostenuto, peraltro da me per primo, fino a quel momento. Perché sai anche tu, Alex, che molti detrattori cosiddetti non scendono nello specifico, non approfondiscono la cosa e alla fin fine non ci troviamo un contraddittorio serio su questa cosa qui. Costretti quindi a farselo in casa, sotto la domanda di se non fosse così, come potrebbe essere? E tu ci hai fornito qualche risposta alternativa con quel documento. Sì, risposta che, come ho peraltro più volte sottolineato in quel documento, risposta che nasce da un lavoro di analisi dei dati, non certo di verifica, perché molte cose le ho sostenute, ma per primo riconosco che debbano essere verificate o verificabili. Se non altro, comunque, potrebbero offrire un punto di vista diverso da cui partire per una interpretazione di molte delle cose che sono state teorizzate e sostenute fino a questo momento. La cosa, secondo me, diciamo principale che emerge è il fatto che mi sono ritrovato, ad esempio, praticamente nello stesso istante in cui Corrado ha rivelato quello che era il contenuto della sua esperienza introspettiva, a sostenere la stessa cosa pur facendo un percorso completamente diverso. Mi riferisco all'idea di unitarietà e dualità, su cui molto si è discusso e molto c'è anche da dire, naturalmente. Credo che lì sia il fulcro di tutto quello che è uscito. Diciamo che credo che sia uno dei punti più interessanti, Alex, questo, sai, se tu volessi magari fare una piccola parentesi e specificare la differenza tra unità e unitarietà, credo che farebbe molto comodo per comprendere questo.
Sì, io ho usato il termine unitarietà anziché unità perché c'è una sostanziale differenza. L'unitarietà è qualcosa che è legato alla singolarità, cioè all'essere uno. L'unità invece è l'unione di parti che prima erano divise. Quindi il punto di partenza è totalmente differente. Quando si dice tutto è uno con questa formula anche abbastanza così semplificata, si dice proprio questo, cioè si dice che tutto ciò che esiste, tutto ciò che è diciamo manifestazione sia nello spazio-tempo che nel dominio della coscienza, diciamo così, appartiene a un'unica cosa, a un unicum che non ammette cose al di là. Il concetto di al di fuori, di altrove, nel tutto è uno non è contemplabile proprio per definizione, altrimenti contraddiremmo il principio di unitarietà. L'unità invece è qualcosa che tende ad avvicinare cose, ripeto, che inizialmente erano separate. Quindi partiamo da un punto di vista in cui la separazione è già insita nelle cose. Da dove viene fuori questa cosa del tutto è uno? Ha radici molto molto antiche, ne parlano antiche civiltà, ne parlano i testi Veda, ne parlano ad esempio molte discipline orientali. Diciamo che la forma mentis orientale, opposta per sua stessa natura a quella di noi occidentali, contempla l'idea dell'unitarietà fin da sempre. Lo stesso buddismo ha in sé questo precetto. E cosa succede? Che invece nella mentalità occidentale c'è invece più radicata l'idea della separazione, l'idea della dualità. Lo vediamo ad esempio anche nella medicina. La medicina occidentale tende a vedere la malattia come un problema dell'organo, cioè un organo, il fegato, il cuore, i polmoni, quello che sono, che hanno un problema e va curato l'organo. La medicina orientale, che ha una formazione più olistica, tende a vedere l'organo come una parte del tutto. Quindi non è l'organo che si ammala, è qualcosa che sta a monte dell'organo. Questo per quanto riguarda la medicina, però il concetto di separazione, di unitarietà che permea le due, come dire, i due mondi, il mondo orientale e il mondo occidentale, è una costante che si trascina da secoli e che addirittura per quanto ci riguarda, per quanto riguarda il mondo occidentale, viene teorizzato da Cartesio nel 1600, il quale sostanzialmente sostiene che l'universo è costituito da una sostanza infinita che è il Dio creatore e una sostanza finita che è il mondo creato da Dio. Questa contrapposizione non è speculativa, non è solamente filosofica, è anche sostanziale, perché sembra addirittura che questi due mondi siano incompatibili tra di loro, non possano avere punti in comune. Poi addirittura quello che è la materia, quindi la sostanza finita, opposta alla sostanza infinita, cioè a Dio, a sua volta è da dividere in due parti, quella che Cartesio chiama la res extensa e la res cogitans, cioè la materia e la mente. Qui Cartesio deve per forza trovare un punto di contatto, perché altrimenti non spiegherebbe l'essere umano, non spiegherebbe il principio della vita, tante cose. Allora dice il punto di contatto, sì, esiste, ed è la ghiandola pineale, guarda caso. Tutto questo si inserisce in un contesto in cui la dualità, intesa come separazione, è fortemente radicata nella mentalità di stampo occidentale. Però per fortuna col tempo la scienza, la tanto bistrattata scienza, qualche successo in questo senso lo raggiunge. Mi riferisco a quello che è stato negli ultimi decenni, nell'ultimo secolo sostanzialmente, teorizzato dalla fisica quantistica. Sì, vorrei suggerire anche che ci sono molti autori che meritano di essere seguiti ed ascoltati per integrare un po' tutta la conoscenza di questa fenomenologia e di tutto quanto l'impianto, non solo Corrado, che comunque è un pioniere e un grande, lo sappiamo, ma per esempio ci sono altri autori che tu segui, Alex, dai quali hai tratto le tue conclusioni.
Sì, infatti io da questo punto di vista non ho scoperto né inventato proprio nulla, ma nulla, nulla, nel senso che tutte le cose che ho detto, che ho scritto, sono cose che hanno teorizzato, dimostrato, sostenuto altri liberi pensatori nel tempo, ho solo cercato di contestualizzarle alla luce di quello che è stato il mio lavoro, le mie esperienze in ambito abduction. Mi riferisco a liberi pensatori, tra cui la maggior parte italiani, Massimo Teodorani, Fabio Marchesi, Vittorio Marchi, se vogliamo andare all'estero, David Bohm, Thomas Young, Alain Aspect, tutte persone che con il loro lavoro hanno fatto un servizio enorme alla conoscenza, perché effettivamente hanno rimesso in discussione quelli che erano i precetti filosofici, chiamiamoli come vogliamo, del mondo occidentale, sostenuto fortemente sul concetto della dualità come separazione. E dicevo, è grazie alla fisica quantistica, che poi anche il mondo occidentale si apre a qualcosa di nuovo fino a quel momento. Il cosiddetto entanglement, che è stato una delle più grandi scoperte della fisica, dimostra che sostanzialmente l'universo è costituito da elementi non locali, che invece era un caposaldo della fisica classica assolutamente indiscutibile fino a quel tempo. Questo lo dobbiamo all'esperimento di Alain Aspect. Se volete possiamo spendere due parole su questo esperimento. Sostanzialmente cosa succede? Succede nell'82 che questo fisico Alain Aspect allestisce in laboratorio un esperimento nel quale c'è un atomo di calcio che decadendo emette una coppia di fotoni. Questa coppia di fotoni viene divisa seguendo una diramazione, sostanzialmente un fotone lungo una parte della diramazione, l'altro fotone lungo l'altra parte. Quando su uno dei due fotoni, quindi quando su una delle due diramazioni di questo percorso viene tramite un cristallo birefrangente introdotta una perturbazione del fotone con una percentuale statistica di effetto del 50%, succede che quando questo fotone viene deviato per effetto del cristallo birefrangente, anche l'altro, che invece sta percorrendo il percorso privo di ostacoli e di interferenze, anche l'altro istantaneamente subisce la stessa deviazione. Capite anche voi che questo è un esperimento rivoluzionario, perché dimostra che particelle, entità, diciamo, come il fotone, che in questo caso sono poste a distanza, possono, quando una delle due subisce una perturbazione, vedersi contemporaneamente alterate entrambe. Come mai? Come è possibile? È certo che è possibile, ma non perché le due particelle si scambiano informazioni. Lo scambio di informazioni dovrebbe avvenire al massimo alla velocità della luce, quindi in un tempo comunque finito. No, non si scambiano informazioni, semplicemente le due particelle sono la stessa cosa. Questo apre una voragine nella fisica classica, una fisica fino allora sostenuta. Bel ventaglio di possibilità. Esattamente, perché soprattutto mette in discussione una cosa che nessuno si era mai sognato di mettere in discussione, che è l'esistenza dello spazio. Se le due particelle, i due fotoni, perché c'è molto facile considerare il tempo come virtuale, ma lo spazio ci è molto difficile, vero Alex? In quanto ci muoviamo in uno spazio, è difficile trascenderlo. Esattamente, questo esperimento dimostra che lo spazio non esiste, perché non c'è nessuno spazio che in quel momento sta separando le particelle, perché le particelle sono anche lo spazio che apparentemente le separa. E di più che non esiste, è un'illusione come il tempo. No, non esiste proprio, nel senso che se è vero, come questo esperimento peraltro secondo me dimostra, che tutto è uno, perché non c'è separazione, non c'è località dei fenomeni quantistici, non c'è spazio, c'è solo una diversa individualizzazione delle parti che costituiscono l'uno, una diversa forma, potremmo dire una diversa densità, in termini New Age potremmo dire zone a diversa vibrazione, tutte cose che poi lasciano anche un po' il tempo che trovano, però il concetto è che in quel momento, quando accade quell'evento, i due fotoni e le due particelle vivono
in una situazione di totale unitarietà, perché non c'è spazio tra di loro, ma anche se fossero poste a milioni di anni luce di distanza, avverrebbe la stessa cosa nello stesso identico modo. Questo dimostra che sostanzialmente non c'è separazione, non c'è spazio, che tutto è uno, cioè il fenomeno dell'entanglement, che è questo fenomeno fisico per cui non esiste la località degli eventi quantistici, l'universo non è locale ma è tutto, tra l'altro universo verso l'uno, è curiosa questa cosa, insomma. Infatti molti amano parlare di multiverso ultimamente, però potrebbe anche essere fuorviante come definizione. Certo, assolutamente. Il concetto che sta alla base di tutto questo è che effettivamente se tutto è uno, non esiste nulla al di fuori, cioè non esiste proprio il concetto di altrove, di al di là, perché sarebbe, come dicevo prima, contraddittorio con la teorizzazione di tutto è uno. Quindi hai trovato qualche contraddizione su cui ti sembrava fosse il caso approfondire? Ma diciamo, ti riferisci al lavoro di Corrado? Mi riferisco non solo al lavoro di Corrado, a tutto quello che è l'impianto dell'alienologia, di quello che è stato fatto e studiato finora sul fenomeno dell'abduction, la classificazione dell'alieno, tutto quello che è la fenomenologia collegata, l'interpretazione di questa, dei sogni. È stato tutto in qualche maniera conglobato in un'unica teoria unificante, che probabilmente potrebbe anche avere bisogno, come tu ci stavi dicendo all'inizio, di una verifica più che falsificazione, comunque in ambito popperiano di una falsificazione, quindi di un tentativo di chiedersi come potrebbe essere se non fosse così. Qual è stata la cosa più evidente per te che in qualche maniera non ti tornava e ritenevi fosse il caso di indagare ulteriormente? Ma diciamo che per quanto riguarda tutto il lavoro fatto da Corrado, c'era una cosa in particolare che non mi tornava molto, che era il concetto di anima. Poi magari vedi. Eccala, direbbe qua. E poi magari vediamo perché questo si aggancia al discorso fatto finora. È la parte più importante di tutta la teoria. Esatto, diciamo, non mi convinceva, ma non per una questione pregiudiziale o di mia così interpretazione delle cose, ma semplicemente perché sperimentalmente non ritrovavo questa cosa. Non mi convinceva l'idea, che peraltro non so fino a che punto è stata veicolata da Corrado e quanto invece è stata interpretata dagli altri, perché anche questo è doveroso dire. Non mi convinceva l'idea dell'anima vista come qualcosa di senziente, cioè l'anima vista addirittura come un'altra forma di vita con la quale tu puoi addirittura parlare. L'anima parla, tu le parli, l'anima capita, cade dentro questo contenitore suo malgrado, perché le leggi dell'universo lo prevedono, e quindi c'è l'alieno, c'è l'uomo, c'è l'anima. So che di fondo il messaggio di Corrado non era questo, però purtroppo il modello che ne è venuto fuori a me sembrava essere questo, e questo modello non mi convinceva. L'anima vista in questi termini è né più né meno che un'altra forma di vita, quindi né più né meno che un alieno. Tu, Massimo, hai fatto questa domanda a Corrado in una recente trasmissione e gli hai chiesto qual è la differenza, e Corrado ha risposto: la differenza è che l'anima si trova lì suo malgrado. Beh, in realtà non è del tutto vero, perché noi abbiamo alcuni esempi, diversi esempi emersi in ipnosi in cui l'alieno che si trova all'interno del carrier, quindi del corpo, dell'addotto, ti dice che è lì ma non vuole stare lì, la stessa cosa che dice l'anima, quindi non può essere questa la differenza, sostanzialmente, perché a mio avviso non può essere quella l'anima. Io vorrei fare un piccolo chiarimento, Alex. Sì. Quando si parla di anima, spirito e mente come degenerazione delle componenti, lo si fa in ambito terapeutico, poi è chiaro che ci si riferisce a una coscienza unica, ma in questa maniera qui ci si trova a parlare con anima, e questo è un effetto, come si dice, è una tecnica che si utilizza
per parlare con una componente che fa parte del sé, quindi identificarla in qualcosa di altro da sé, ma in realtà lo stesso Corrado poi ci fa capire che anima si è e non si ha, e per cui da questo punto di vista c'è da capire che ci si deve identificare che si è questa componente. Sì, da questo punto di vista. Il problema può nascere quando infatti viene suggerito di parlare con anima, ecco che avviene questa separazione, ma una separazione in ambito puramente analitico. Sì, vista così la cosa è sicuramente più convincente. In realtà non si può parlare con l'anima, si parla sempre con l'inconscio delle persone. Perché non si può parlare con l'anima? Perché si tratta di definire alla base cosa intendiamo per anima. L'anima, nella mia visione delle cose, che può essere assolutamente sbagliata, intendiamoci, l'anima non è, come dicevo prima, un'entità senziente che addirittura con l'atto di volontà può fare quello che vuole. L'anima non ha atto di volontà, perché l'anima è la risultante di esperienze che fa l'uomo, quindi l'atto di volontà lo fa l'uomo nella sua interezza, perché è dotato di una cosa che è l'unico probabilmente ad avere, che è il libero arbitrio. La triade, potremmo dire, con termini insomma che sono conosciuti. Potremmo dire la triade, esattamente. Allora, nella mia visione delle cose, l'anima che cos'è? L'anima è pura informazione, nulla di più, strettamente legata a quello che è lo spazio-tempo, quindi la realtà virtuale, diciamo il nostro universo, chiamiamola così, la nostra realtà, strettamente legata alla materia. Anche qui devo fare una piccola precisazione. Si è sempre detto che la coscienza crea spazio-tempo e energia. In realtà, secondo me, non è tecnicamente corretto dire questo. La coscienza crea la materia, perché spazio, tempo e energia sono degli attributi della materia. Noi abbiamo spazio se c'è materia, se non c'è materia non c'è spazio, c'è nulla. Ci sono due definizioni in fisica dello spazio che potrebbero, ce ne sono tante a dire la verità, però diciamo ce ne sono due che potrebbero essere esaustive. La prima dice: lo spazio è quell'entità che impedisce due corpi di toccarsi. Già, però parte dal presupposto che ci sono due corpi, se non ci sono corpi non c'è spazio. Oppure l'altra definizione dice: siamo un po' come all'inizio Dio crea separando, no? Che c'erano già le acque. Sì, e non è una questione di lana caprina, nel senso che tutto parte dall'esistenza della materia, di cui lo spazio, il tempo e l'energia sono degli attributi. Se non c'è materia non c'è né spazio né tempo né energia. Di conseguenza tutto ciò che poi è stato teorizzato dopo, quindi l'esistenza dell'anima e quant'altro, partono dal presupposto che esista la materia. Ora, se è vero quello che io sostengo, ed è tutto da dimostrare naturalmente, che l'anima non sia questa cosa senziente che molti potrebbero pensare, ma in realtà è solo informazione, tra l'altro informazione deriva da informare, cioè dare forma, Posso fare, scusami se ti interrompo. Prego, prego, prego. In greco mi sembra che angelos, l'angelo, sia tradotto come messaggio, poi successivamente in messaggero, ma inizialmente come messaggio, quindi informazione. Certo, cos'è l'informazione? L'informazione è l'insieme di tutte diciamo le cose che appartengono all'esistenza di tutto ciò che esiste. So che può sembrare tautologico, però se è vera questa cosa, se è vero che l'anima è informazione, poiché tutto ciò che esiste ha un'informazione associata a se stesso, se non altro per il fatto di avere una massa, una storia, di avere tutto quello che caratterizza ciò che esiste, dobbiamo affermare allora che tutto ciò che esiste ha un'anima, inteso in questa accezione, cioè l'anima vista come informazione. Ora, se tutto ciò che esiste ha un'anima, dobbiamo anche sostenere il fatto che le anime possano avere livelli evolutivi diversi. Naturalmente l'anima di un essere umano non è l'anima di un sasso, però anche un sasso ha una sua anima. Quale può essere l'anima di un sasso? Ma semplicemente quell'insieme di informazioni che caratterizzano, che so, la sua composizione chimica, la sua storia, la sua natura, una roccia sedimentaria piuttosto che una roccia calcarea e così via. L'insieme di queste informazioni immateriali e che sono anche atemporali, perché sono al di fuori del tempo in questo senso, sono l'anima.
l'anima di tutto ciò che esiste. L'anima quindi ha diversi livelli, diciamo evolutivi per semplicità, poi il termine evolutivo non è forse il termine giusto. Se io prendo un elettrone, l'anima dell'elettrone sarà un'anima estremamente banale. L'anima dell'elettrone è data dal fatto che quell'elettrone ha un campo elettrico che è dato dalla sua carica, è un campo gravitazionale che è dato dal fatto che l'elettrone comunque ha una massa, per quanto piccolo, ma ha una massa, quindi ha un campo gravitazionale. Queste informazioni costituiscono l'anima dell'elettrone. La stessa cosa se prendo ad esempio un protone, ma se io metto insieme un elettrone e un protone, do vita a un atomo di idrogeno, quello che mi risulta non è più la somma algebrica di due anime, l'anima dell'elettrone più l'anima del protone. Adesso sto semplificando, ma mi preme... Certo, certo, però questo giustifica anche l'espressione di, che dà di se stessa anima, cioè di matrice di punti di luce. Ci stiamo avvicinando a questo modello. Sì, anche se questo presuppone che l'anima abbia una coscienza. Allora, l'anima, se la intendiamo come informazione, ha coscienza da un certo punto della sua evoluzione in avanti, non prima. L'anima di un elettrone io non credo che abbia coscienza, comunque deve averla a un livello veramente basso. Cos'è che fa acquisire coscienza all'anima? Le esperienze. Sono le esperienze che accrescono il bagaglio informativo, quindi accrescono questa informazione, questo insieme di informazioni, e quindi accrescono la coscienza dell'anima. Stavo dicendo prima che se io metto insieme un elettrone e un protone, do vita a un atomo di idrogeno, l'anima risultante, cioè l'informazione associata a quell'atomo di idrogeno, non sarà la semplice somma algebrica di due anime, ma sarà qualcosa di più. Conterrà certo al suo interno le anime dell'elettrone e del protone, ma la risultante è una cosa completamente diversa per il vecchio assioma che il tutto è più della somma delle parti. Un essere umano è più della somma dei suoi organi, per intenderci. Quando l'atomo di idrogeno si fonde a un altro atomo di idrogeno e a un atomo d'ossigeno e dà vita alla molecola dell'acqua, l'anima della molecola dell'acqua sarà una cosa ancora più evoluta, e via dicendo, con tutti questi passi, questi step, diciamo, evolutivi, in cui il contenuto informativo di ciò che esiste cresce con la complessità del sistema, quindi di ciò che esiste. Credo che la forma più complessa e più evoluta di materia che possa avere al suo interno l'anima più evoluta sia l'essere umano. Dico credo perché a oggi non abbiamo prove di qualcosa di più evoluto rispetto a noi, insomma, quindi stando a quello che ci è possibile così osservare, possiamo affermare che l'uomo sia la forma materiale più completa, più complessa che in questo spazio-tempo può esistere e può avere un bagaglio informativo, quindi un'anima più evoluta e più complessa. Probabilmente, ma anche qui mi lancio in una speculazione, il corpo umano nella sua complessità può addirittura diventare anche un limite nel cammino evolutivo dell'anima, perché l'anima appunto cresce, si evolve con le esperienze, quindi col tempo, che è la dimensione di cui necessita per poter fare le esperienze. Da qui l'esigenza di avere uno spazio-tempo e una virtualità, cioè per avere proprio la dimensione temporale che non appartiene all'informazione pura, cioè all'anima. L'informazione è eterna, esiste sempre, prescinde dal tempo, però l'elemento temporale serve affinché ci sia un'evoluzione, per passare da un punto A a un punto B sostanzialmente, deve intercorrere del tempo. Quindi sostanzialmente la dimensione temporale serve all'anima per fare questo, ma questo cammino evolutivo, ma questo può avvenire solamente nel nostro spazio-tempo, cioè in quella che noi finora abbiamo sempre chiamato la realtà virtuale. Perché questo deve avvenire? Chi l'ha detto che l'anima deve fare esperienza? In realtà anche questo non è giusto, diciamo, come espressione, non ho usato l'espressione migliore, ma mi preme rendere il concetto. Non è che l'anima debba fare queste cose, però è insito nell'atto stesso della creazione. Ora, siccome abbiamo sempre sostenuto, io di questo sono un assoluto sostenitore, che l'unica cosa vera è la coscienza, che è qualcosa di onnipresente, eterno, al di là del tempo, al di là di ogni cosa, la coscienza, siccome è il tutto, per poter contemplare se stesse, quindi
conoscersi sostanzialmente, prendere consapevolezza, deve creare un distacco. E qui magari dopo, se c'è il tempo, mi riallaccio al discorso della dualità. Deve creare un distacco. Perché deve creare un distacco? Semplicemente perché se tu vuoi vedere il colore dei tuoi occhi da solo non puoi, hai bisogno di qualcosa posto a distanza da te che ti permetta di guardare il colore dei tuoi occhi. La coscienza fa la stessa cosa, la coscienza crea, la coscienza primaria, universale, chiamiamola come vogliamo, è solo una questione nominalistica, ma il concetto non cambia, la coscienza primaria crea un distacco, una seconda coscienza, che falsamente potremmo pensare essere una cosa diversa, in realtà è sempre la coscienza, perché la coscienza è unica, crea una coscienza secondaria che al di là, che per mezzo del distacco contempla quello che è la coscienza, cioè la coscienza crea e il distacco ti fa fare l'esperienza di quello che è stato creato. In quel momento si crea la dualità, la separazione. Naturalmente in quest'ottica la separazione, o meglio la dualità, diventa una necessità, perché è l'unico mezzo possibile affinché venga fatta la contemplazione e l'esperienza della creazione. Non esistono altre possibilità. E questo avviene nell'universo virtuale, nel nostro spazio-tempo, con la creazione della materia, ma questo è quello di cui abbiamo già parlato. Sostanzialmente, per osservare c'è bisogno di creare un punto zero, un punto di riferimento staccato dal punto iniziale. La continua oscillazione tra questi due stati, tra questi due punti, ti permette veramente di conoscere, di fare l'esperienza di ciò che è stato creato. In realtà non ci sono due coscienze, dicevo, ce n'è sempre una sola, soltanto che la coscienza manifesta se stessa per conoscere se stesso con questo meccanismo. Sostanzialmente, quindi, per osservare l'uno, per osservare la coscienza, c'è bisogno del due, per osservare l'interezza, l'unitarietà, c'è bisogno del distacco. Tu sai se sei bagnato, se sai cosa vuol dire essere asciutto, sai se c'è luce, se sai cosa vuol dire, cosa significa il buio, e via dicendo. Queste apparenti contrapposizioni sono assolutamente necessarie affinché si faccia l'esperienza della creazione. Non esiste altro sistema. Poi possiamo discutere sul fatto che la dualità intesa come separazione sia stata meschinamente utilizzata dall'uomo per altri fini, ma questo è tutto un altro capitolo. Certo, secondo alcuni punti di vista questo tipo di schizofrenia, chiamiamola comunque separazione, è una caratteristica dell'uomo moderno, è anche la caratteristica per la quale si possono mettere in ipnosi le persone, perché è possibile separare l'inconscio dal conscio. Da questo punto di vista, Alex, come si parla con anima? Cioè, ora abbiamo capito che questo tipo di separazione, in linea generale, è utile in ambito, tra virgolette, terapeutico, per separare le componenti, per parlare con anima, tra virgolette, perché anche tu ci hai detto che sembra che non sia possibile parlare con anima, ma con la coscienza. Ma come si parla con anima? E cosa significa la riprogrammazione di anima, secondo quello che viene fatto con le tecniche per la liberazione dal problema dell'abduction? Dunque, in realtà non si può parlare con anima, perché lei, essendo un'informazione, non può parlare. Io non ho mai sentito che un'informazione parli. Adesso, al di là di facili battute, in realtà si parla, si legge un'informazione mediante l'inconscio. Quindi quando si dice, secondo me, posso sbagliare, intendiamoci, quando si dice parlo con l'anima, in realtà parli sempre con l'inconscio, che è la parte che è più adatta, diciamo, a leggere l'informazione. L'informazione, cioè l'anima. In realtà l'anima, che cresce evolutivamente con le esperienze, non è le esperienze. Spesso si dice un uomo è anche l'esperienza della sua vita. È vero, però questo pensiero non deve essere visto cucito addosso al concetto di anima. L'anima non è le esperienze che una persona fa nell'arco della sua vita. L'anima è il processo delle esperienze, cioè la conoscenza
delle esperienze, non il contenuto. Il contenuto, cioè le informazioni, le esperienze, vanno, se vogliamo usare un parallelo, diciamo, informatico, vanno ad accrescere l'enorme database della coscienza. Cioè, immaginiamo che la coscienza universale sia un enorme database costituito da infiniti record, e in ogni record ci mettiamo informazioni, esperienze, quant'altro. L'anima non è quel database è la coscienza. L'anima è la conoscenza, è il processo che fa sì che le informazioni vadano a costituire quel database. Una volta, Massimo, ti ricorderai, parlando io e te, di questa raffigurazione, tu mi hai detto: allora l'anima è il file di log. Sì, l'anima è il file di log, vista in questa chiave, l'anima potrebbe essere vista come il file di log, che ha al suo interno due paradigmi, due sostanzialmente informazioni fondamentali, che poi in realtà non sono due, ma diciamo la possiamo schematizzare su due, che sono il concetto di inizio e di fine. Siccome l'informazione è qualcosa di atemporale, perché l'informazione come concetto esiste al di là del fattore tempo, l'informazione normalmente non avrebbe la consapevolezza o la coscienza, diciamo, di cosa significa iniziare e di cosa significa finire. L'anima ce l'ha grazie alla virtualità dello spazio-tempo, ce l'ha, sa cosa significa iniziare e cosa significa finire. Anche qui la sto dicendo in maniera poco corretta, perché dire che sa significa che sto attribuendo una valenza di qualcosa di senziente all'anima. Non è che l'anima sa, però l'anima, quell'insieme di informazioni al loro interno, hanno anche il concetto di inizio e di fine. Perché sono importanti? Sostanzialmente sono importanti perché nell'inizio, nel concetto stesso, nel principio stesso di inizio e fine, c'è associato il concetto di apprendimento. Mi spiego meglio. Studiando il fenomeno dell'abduction, si è molto puntato l'indice sul fatto che l'unica esperienza che l'anima non, che la coscienza non può fare è quella della morte, perché essendo eterna non sa cosa vuol dire morire. In realtà, secondo me, non va vista in quest'ottica, cioè non va vista nell'ottica della morte intesa come fine. È altrettanto importante, altrettanto, diciamo, anzi forse più importante ancora del concetto di fine, è il concetto di inizio, quindi il concetto di morte, ma il concetto di nascita. In generale di cambiamento, se vogliamo. In generale di cambiamento, perché ricordiamoci che le esperienze che vanno a arricchire la coscienza tramite l'anima non sono inizio e fine, ma sono tutte le tappe della vita, sono tutti i percorsi della vita, altrimenti basterebbe che quando un neonato nasce, questo morisse dopo 2 secondi, fa in un nanosecondo l'esperienza della nascita e della morte. Meglio di così è finito. E invece no, sono tutte le tappe della vita, quindi l'infanzia, l'adolescenza, la maturità, la vecchiaia e la morte, tutto, ha tutta la stessa importanza. Quello che peraltro queste esperienze, cioè questo percorso, questo cammino dalla nascita alla morte, non viene fatto dall'anima, anche per questo non la ritengo modellizzabile come qualcosa di senziente, vengono fatte dall'uomo, è l'uomo nella sua interezza che fa questo percorso e va ad arricchire il bagaglio informativo con le esperienze che fa. La nascita è fondamentale perché nascere, cioè venire alla luce, significa cominciare ad apprendere, che poi ci sarà anche una fine, ma significa cominciare ad apprendere, cominciare a conoscere. Nascere vuol dire iniziare a sapere. A me piace spesso fare dare uno spunto dando l'immagine di un videogioco che quando lo si conosce e lo si è fatto in tutti i suoi meandri, in tutti i suoi livelli, lo si conosce perfettamente, ci piace così tanto che lo vorremmo rifare. E vorremmo che ci si privasse della memoria del gioco per poterlo rivivere fin dall'inizio. Questa cosa è abbastanza sovrapponibile all'aspetto della nascita o della rinascita o comunque del venire al mondo per imparare, perché è vero che in una condizione in cui si sa tutto, si è tutto e si è onnipotenti, ci si annoia un sacco. Esatto, allora potremmo pensare, ma se è così, perché questa serie di esperienze deve essere fatta ciclicamente, all'infinito? In realtà, secondo me, non vengono fatte all'infinito, perché
l'anima in tutto questo percorso evolve. Lo dicevamo prima, l'anima di un elettrone, un protone, poi l'atomo di idrogeno, la molecola d'acqua e così via. Staccati un attimo dall'antropomorfismo, cioè legando tutto all'uomo, ci si perde un attimino, ma legandoci con il discorso alla materia, no? In maniera un po' più allargata, si riesce a capire molto meglio questo concetto. Certo, verissimo, verissimo. Però voglio dire, questo percorso, questo cammino continuo, nascita, morte, nascita, morte, nascita, morte, non è secondo me infinito, perché arriva a un punto in cui probabilmente, ma anche qui sto parlando a livello puramente speculativo, non lo posso dimostrare naturalmente, probabilmente si arriva a un punto in cui il bagaglio informativo dell'anima è talmente cresciuto che non ha più bisogno di un corpo, quindi di qualcosa che muore, cresce, si sviluppa, scusate, nasce, cresce, si sviluppa e muore per fare esperienze. Addirittura questo potrebbe diventare un limite, e magari questo, come sostengono alcuni, potrebbe essere la base dell'esistenza di fenomeni che noi percepiamo come gli angeli, gli spiriti guida, i fantasmi e così via. Potrebbe essere una diversa individualizzazione di anime che hanno raggiunto un livello evolutivo talmente alto per il quale il corpo non solo non serve, ma addirittura diventa un limite. In questo caso il perpetrarsi della nascita, crescita, sviluppo, morte non viene più fatto, quindi non è un processo che continua all'infinito. Potrebbe essere non essere più necessario. Su questo voglio. Tu sottintendi che anima potrebbe esistere come entità a sé e non legata a una qualsiasi altra parte centrale o a un corpo. L'anima esiste come entità a sé in una individualizzazione diversa, diciamo, non può esistere nel nostro spazio-tempo, cioè l'anima per essere esistente nel nostro spazio-tempo deve essere necessariamente associata a qualcosa di materiale. E questo, come dire, conferma la genesi di Malanga, se vogliamo chiamarla così, dove viene fatto presente che le varie componenti possono esistere solo in coppia o in triade. Sì, sì, diciamo nell'ottica espressa da Corrado, sì, certo, questo è assolutamente coerente. L'unica cosa appunto che secondo me, essendo l'anima nel mio modello, dal mio punto di vista, essendo informazione, l'anima non ha bisogno di altri che non di se stessa, diciamo che è solo l'utilizzo della materia, quindi dell'essere umano, o meglio, non dell'essere umano, della materia, della materialità, della fisicità. Diventa il veicolo esperienziale l'essere umano. Esattamente, diventa un veicolo esperienziale, ma nulla di più, non è la giustificazione dell'esistenza. Da questo punto di vista, anima ha in sé le ragioni della sua esistenza, non ha bisogno di qualche... Che potrebbe essere uno dei veicoli esperienziali l'essere umano. Assolutamente, potrebbe essere quello che noi conosciamo e riteniamo più evoluto in questa realtà, non è detto che sia l'unica forma. Interessante. Quindi, se questo è vero, insomma, se è vero anche quello che dicevamo prima, che tutto ciò che esiste in questo universo, nello spazio-tempo, per il fatto solo di avere una massa, di essere costituito da materia, quindi avere spazio-tempo e energia, anima, allora dobbiamo sostenere che ce l'hanno anche gli alieni. Perché no? Anche loro sono fatti di carne, questo. Sono fatti di materia, se sei carne non lo so, però sono fatti di materia. Sì, di DNA anche loro, emergerebbe anche da uno studio più approfondito della genesi proposta da Corrado, che vede l'uomo primo creare una serie di alieni per fare l'esperienza della morte al suo posto. E come la potrebbe fare secondo quel modello se non dotato di anima? Certo, allora questo però apre un altro interrogativo. Ok, se tutto ciò che esiste ha l'anima, e quindi anche gli alieni in quanto esistenti e materiali hanno l'anima, perché vengono a romperci le scatole? E qui una risposta esaustiva io non ce l'ho, posso avere un'idea. L'idea è questa, che probabilmente l'anima, cioè l'informazione, il bagaglio informativo associato all'alieno, manca di una cosa che invece noi abbiamo. Che cos'è? È la consapevolezza che il processo
costante nascita, sviluppo, morte, appartiene all'informazione stessa e quindi va a costituire poi la coscienza. Sostanzialmente, come potremmo dire che l'alieno ha la conoscenza di questa cosa ma non la conoscenza, cioè sa che esiste ma non sa come si fa. È un'anima un po', diciamo, frazionata, un po' imperfetta da questo punto di vista. Questo cosa dimostrerebbe? Beh, dimostrerebbe che magari l'alieno è immortale e allora ha bisogno di quella cosa lì non per raggiungere l'immortalità, ma viceversa per raggiungere la mortalità. Potrebbe avere necessità di quella cosa lì che a noi consente di perpetrare questo ciclo nascita, sviluppo e morte per poterla fare anche lui e quindi acquisire quella coscienza dell'inizio, della fine, dello sviluppo, di tutte le tappe della vita che magari per la sua stessa natura non ha. Quindi la sua anima potrebbe, uso il condizionale naturalmente, essere priva di questa cosa. Quindi l'alieno in quest'ottica sarebbe immortale e l'essere umano mortale. In realtà poi è il viceversa, perché l'essere umano è mortale nella sua forma corporale, ma l'informazione, cioè l'anima. Sì, c'è differenziare tra immortale ed eterno, quindi abbiamo una possibilità di non morire che potrebbe essere comunque influenzata da episodi esterni. Per esempio, un organismo predisposto per non morire potrebbe comunque perdere un arto e desiderare di reincarnarsi in un corpo perfetto. Ecco che potremmo giustificare tantissime azioni messe in atto dall'alieno, secondo la teoria che insomma stiamo portando avanti. Certo, diciamo poi che secondo me questa è la parte anche forse meno rilevante di tutto l'impianto. Cioè, io devo comunque buttarla un po' ogni tanto così... No, ma hai ragione, hai fatto benissimo, no? Mi riferisco al fatto della mortalità o immortalità dell'alieno. Tra l'altro qui si deve anche definire cosa si intende per mortalità, perché alla fine il concetto è irrazionale. C'è tutto questo discorso legato alla sperimentazione nell'uomo per quanto riguarda la possibilità di ibridazione alieno-umano. E qualcuno potrebbe chiedersi, ma se questo è immortale, che senso ha ibridarsi con l'umano? Ecco che potrebbe essere una ricerca di... che ne so, un veicolo migliore su cui muoversi. Esatto, è quello che ho cercato di spiegare nell'articolo a cui facevi riferimento prima, Max, cioè tutto questo allora come si giustifica con ad esempio i feti ibridi umano-alieni che gli addotti vedono nella famosa stanza dei cilindri? Si giustifica col fatto che non avendo l'alieno il paradigma della temporalità, cioè dell'inizio, della fine, della nascita, della morte, quindi non è in grado di fare queste esperienze, sta cercando un escamotage, quindi fa una nascita o una morte, tra virgolette, per interposta persona. È una situazione del durante più che del prima e del dopo. Sì, esatto, in cui però manca il prima e il dopo. Allora, nascere, diciamo, prelevare un feto umano, ibridizzarlo, farlo crescere in provetta, rimpiantarlo nell'utero dell'addotta, è un surrogato di una nascita sostanzialmente, perché l'alieno in quel momento non sta nascendo qualcuno al suo posto a cui lui si è attaccato, ma è un escamotage. La stessa cosa, la memoria aliena attiva, viene impiantata nell'addotto, perché quando l'addotto muore, l'alieno immortale vive un surrogato della morte, ripeto, una morte o una nascita, perché il concetto è uguale, per interposta persona, è un altro che fa l'esperienza al suo posto, lui la vive di luce riflessa, possiamo dire, si attacca alla cosa che è più vicina alla sua morte, ma non è la sua morte, lui in quel momento non sta facendo l'esperienza della morte, però appunto sta facendo un'altra. Secondo le nostre ricerche questa è un'esperienza di seconda B, cioè di classe B, scusa, di seconda classe in qualche maniera, cioè l'esperienza va fatta personalmente. Esatto, va fatta personalmente se hai la possibilità di farlo, perché la tua struttura consente di farlo, ma se è vero, con tutte le cautele del caso ovviamente, che l'alieno è immortale, questa esperienza non la può fare, allora cerca di fare qualcosa che vagamente si avvicina fin tanto che lui non avrà carpito i segreti
che ha l'informazione associata all'essere umano, cioè l'anima, per poter fare direttamente questa esperienza. Quindi molti dogmi legati a questa cosa vanno rivisti nei termini della nuova fisica. Non si può ragionare con nuovi dogmi relativi alla vecchia fisica. Per cui, esatto, se è vero che l'universo è virtuale e modificabile in toto, e allora tante cose che vengono stabilite come immutabili in realtà non lo dovrebbero essere. Faccio l'ipotesi di quel che viene detto per quanto riguarda animici e non animici. Adesso non voglio dire che con adeguate meditazioni un non animico può diventare animico, ma c'è da tenere presente che se veramente l'universo virtuale è modificabile, rientra nel novero delle fattibilità anche questa ipotesi. Beh, diciamo, nella mia interpretazione delle cose questo mi spiazza un po', perché io ritengo che tutto sia animico, per cui non c'è separazione in questo senso, cioè tutto ciò che esiste nello spazio-tempo ha un'anima in quanto ha un'informazione. Poi possiamo parlare di diversi livelli evolutivi, ovviamente. Anima come termine, sì, animos può essere visto come aria, però etimologicamente potrebbe essere inteso anche ciò col quello che sta all'interno, giusto? Quindi giusto, l'informazione di base che sta all'interno di qualsiasi evento nell'universo. Certo, è vero. Mi è stato chiesto anche recentemente, ma come mai allora se tutta anima vengono rapiti solo gli esseri umani? I motivi secondo me sono due sostanzialmente. Il primo è che l'essere umano, quello che possiamo sapere. A quello che possiamo sapere, peraltro, hai perfettamente ragione, però diamo per vera questa cosa, secondo me viene rapito, viene preso solo l'essere umano in quanto è la manifestazione più alta, più complessa che può esistere. Ma se venisse rapito uno scarafaggio non avremmo veramente modo di venirne a conoscenza. No, non avremo modo di venirne a conoscenza. Per fare un'iperbole, Alex. No, ma hai perfettamente ragione. Infatti, su questa cosa dobbiamo ragionare necessariamente con una visione antropocentrica, perché per i nostri limiti intrinseci non possiamo andare oltre. Però quello che tu sostieni è vero. Io non posso mettere la mano sul fuoco che l'anima di uno scarafaggio non sia appetibile magari per altre ragioni. Chi lo sa? Lo stesso uomo studia gli insetti, quindi voglio dire, può essere che un motivo di interesse possano avere anche altre forme di vita diverse dall'essere umano. C'è da dire che, diciamo, a quello che ci è dato sapere, a quello che così ragionevolmente possiamo affermare, l'essere umano sembrerebbe la forma evolutiva più alta possibile all'interno dell'attuale spazio-tempo, del nostro spazio-tempo. E c'è anche da dire un'altra cosa, che è legato intrinsecamente alla nostra, diciamo, alla nostra biologia, che è il DNA. Il DNA che cos'è alla fine? Il DNA è un grosso contenitore, diciamo così, che contiene tutte le informazioni necessarie a nascere, crescere, riprodursi, invecchiare, morire. Guarda caso, sono tutte le tappe di una vita che determinano il fare esperienza. Quindi il DNA in pratica è come se fosse un enorme contenitore che contiene tutte le informazioni necessarie alla costruzione della vita. Nel DNA c'è scritto che colore degli occhi avrà il neonato, il feto che poi diventerà, certo, un neonato, tutte le informazioni legate addirittura alle malattie che potrà, certo, conoscere nel corso della sua vita. Quindi lì nel DNA c'è sostanzialmente, la dico molto semplicemente, c'è l'anima, c'è tutto il bagaglio informativo. Io farei una parentesi, Alex. Noi abbiamo sempre visto come rappresentazione simbolica un DNA in formato come spirale, nelle simulazioni mentali, nei sogni, nelle percezioni delle persone che si sono sottoposte a questo tipo di indagine. È sempre stato visto come spirale, ma noi sappiamo che la discendenza, diciamo, della, come si può dire, in qualche modo si è visto che l'adducibilità a volte è legata a un fenomeno familiare,
nel senso che se la madre adotta lo è anche la figlia, e quindi c'è una, con un legame mitocondriale, quindi di un altro tipo di DNA che viene rappresentato non come un'elica ma come un cerchio, e questo potrebbe essere anche un ulteriore punto di approfondimento per quanto riguarda la rianalisi di tutto l'impianto che sta alla base, insomma, della spiegazione del fenomeno dell'adaption. Quindi anche da questo punto di vista, anche da quello biologico, probabilmente abbiamo ancora qualcosa da approfondire. Sì, sono d'accordo. Il cerchio a cui fai riferimento, peraltro, è uno dei simboli più... All'uruboro, il serpente che si morde la coda. Sì, è uno dei simboli più universalmente riconosciuti per indicare la parte femminile. La spirale, prima parlavi della, sì, dell'elica, ce l'abbiamo spirale. Nel sinapse, la nuova tecnica sviluppata da Leonard, quindi la raffigurazione simbolica delle componenti. Esatto, il cerchio è la madre sostanzialmente. La spirale invece è una delle forme più ricorrenti in natura. Pensate, ci sono addirittura degli animali, pensate alle chiocciole, le lumache, ci sono delle forme di vita Nautilus, ci sono delle forme di vita anche pluricellulari che hanno la struttura di un'elica, di una spirale. Tutta è una delle forme più perfette. La struttura frattale dell'universo. Esattamente. Questo è stato preso a modello anche per il DNA. Poi perché c'è questa, diciamo, discendenza, chiamiamola così, questa predisposizione genetica che sembrerebbe tramandarsi da madre in figlio? Probabilmente proprio per il fatto che c'è una parte del bagaglio informativo di ognuno di noi che è congenito, che è innato, che può essere banalmente dal colore degli occhi a quello che sarà il tuo destino o parte del tuo destino, perché poi c'è sempre il fattore libero arbitrio naturalmente, ma probabilmente per quanto riguarda almeno la fisicità, la corporeità di ognuno di noi, c'è una parte che è già scritta nel DNA di quello che sarà il tuo futuro. Quindi probabilmente questo potrebbe essere di interesse, e da qui la conseguenzialità madre-figlio nell'abduction potrebbe essere di interesse, perché se c'è qualcosa che è appetibile nel bagaglio genetico della madre, tramite la trasmissione appunto genetica lo potrebbe essere anche nel figlio, e questo potrebbe giustificare il fatto che una madre adotta vedrà molto probabilmente adotta anche i figli. Stiamo parlando naturalmente anche qui di ipotesi, però non trascurerei il fatto che il DNA è il centro nevralgico in questo senso, cioè il centro nevralgico di quelle che sono le informazioni su cui poi andranno a inserirsi tutte le altre informazioni che nel corso dell'esistenza ognuno di noi, ogni uomo, ogni persona sarà chiamato a vivere in termini di esperienza. Però da lì si parte con qualcosa di già acquisito. Allora, per tornare un attimo indietro sul discorso dell'anima, tu ci parlavi prima dell'alieno, se è immortale o meno, ma non in realtà ce ne frega qualcosa del fatto che l'alieno sia immortale o meno, cioè qual è il punto di vista che ha mosso te come Alex Tornesi nell'impegnarti in questo tipo di ricerca e di azione alla fin fine? Diciamo che il fatto che l'alieno sia mortale o immortale è, secondo me, è secondario. Se in casa tua viene a rubare un ladro, che venga a rubare perché ha fame, venga a rubare per altri motivi, magari perché gli piace, secondo me è rilevante, è sempre un ladro, quindi cambia il movente, ma alla fine l'azione è sempre la stessa. Non è molto importante questo, però è una conseguenza del fatto che l'impianto che ho voluto rianalizzare, rivisitare, ha in sé il concetto di unitarietà e di dualità, che ne è una necessità, una manifestazione, secondo cui appunto l'alieno potrebbe essere il nostro duale, per cui se noi siamo mortali il nostro duale è qualcosa di immortale, cioè l'alieno. Ricordiamoci che c'è una frase chiave, secondo me, di Corrado, che sta alla base di tutto quello che poi è stato sviluppato, che dice: studiando l'alieno
siamo arrivati a capire come è fatto l'uomo. Quindi studiando il nostro duale siamo arrivati a capire come siamo fatti noi. Questo potrebbe essere un paradigma del concetto di mortalità e immortalità, per il quale, se mi permetti Massimo, volevo solo fare un velocissimo 10 secondi di escluso. Ne hai facoltà. Perfetto. Per dire alla fine cosa intendiamo per mortalità e immortalità. Si pensa nell'accezione comune che mortalità sia qualcosa legato alla fine. Si muore, ci si annichilisce, si finisce, termina tutto. Nella mia visione delle cose non è così. La morte e anche la nascita, che è la dualità, è il duale della morte. La morte non è altro che una trasformazione. Noi ci troviamo in questa individualizzazione, in questo spazio-tempo, a vivere diverse forme. La morte non è altro che un passaggio, cioè una diversa trasformazione di quello che sopravvive al di là del tempo, ossia il nostro bagaglio informativo, ossia la nostra anima. Se posso suggerire, abbiamo anche un sacco di trasformazioni nell'ambito della nostra esistenza dal punto di vista fisico e anche psichico. Certo, e guai se non fosse così, perché sono queste continue trasformazioni che consentono a noi di vivere ed evolvere, ma soprattutto di accrescere il bagaglio informativo della coscienza, di questo enorme database di cui parlavamo prima. Ma anche, vediamolo da un punto di vista banalmente fisico, una legge della termodinamica stabilisce che l'entropia di un sistema è destinata a crescere. Cos'è l'entropia? La quantità di disordini, cioè un sistema chiuso è destinato a vedere il suo caos, il suo disordine crescere irreversibilmente. Questo porta, secondo i fisici, porterà alla morte termica dell'universo, cioè l'universo si sta espandendo, arriverà il momento in cui raggiungerà lo zero termico e tutto finirà. Chi dice ci sarà un secondo Big Bang, al contrario, chi dice che si annichilerà tutto, non lo so, non è importante. Però la vita è una delle più grandi contraddizioni di questa teoria. Non solo, ma c'è qualcosa che è stato teorizzato e anche dimostrato, peraltro, da un matematico italiano degli anni 50, che è Fantapie, Luigi o Luciano Fantapie, non ricordo il nome, che lui ha dimostrato come all'entropia, cioè all'aumento del disordine irreversibile dei sistemi chiusi, si contrapponga la sintropia, cioè l'aumento dell'ordine. Cioè, mentre la prima, l'entropia, sostanzialmente afferma che i sistemi complessi si disgregano nelle loro parti costituenti, quindi una forma complessa diventa, come dire, si smembra, diventa una serie infinita di forme molto più semplici. La sintropia sostiene il contrario, che forme semplici si aggregano dando vita a sistemi molto più complessi. Ma questo è inevitabile, perché banalmente per distruggere qualcosa devi averlo prima costruito, e siccome si continua a distruggere con processi distruttivi continui, che sono quelli entropici, peraltro stabiliti da una legge della termodinamica, necessariamente deve esserci qualcosa che compensa questo, che è la sintropia. Di conseguenza questa continua altalena deve mantenere un equilibrio che per forza di cose deve esistere, altrimenti, perché l'universo, la natura si basano sempre su delle leggi perfettamente in equilibrio, cioè tutto è in equilibrio. Poi possiamo dire che noi uomini ci mettiamo del nostro per alterare questo equilibrio, ma questo è un altro discorso. Nell'ambito delle leggi universali l'equilibrio è fondamentale, quindi l'universo secondo me non è destinato a finire, a morire, a arrivare alla morte termica, semplicemente perché c'è sempre qualche altra cosa, una forza uguale e contraria, che compensa questo cammino, questa costante, diciamo, tendenza all'involuzione. Adesso non ricordo perché ho fatto questo excursus, però era necessario dirlo, perché effettivamente tutto ciò che è sostanzialmente legato al fare esperienza, perché si fa esperienza? Perché è necessario accrescere continuamente il bagaglio informativo? Perché sostanzialmente la coscienza si nutre di informazioni costruttive da un certo punto di vista, che sono quelle che derivano dalla sintropia. È vero che anche la distruzione fa esperienza.
però è anche vero che, ripeto, le due cose si debbono necessariamente bilanciare. E guai se non fosse così, ovviamente. Quindi alla fine cos'è che interessa all'alieno? Perché ci viene a rompere le scatole? Ma banalmente potrei dire appunto che se è vero, come ritengo, che l'alieno è immortale per il concetto di dualità di cui parlavo prima, e per un'altra cosa molto più banale che insomma, è stata teorizzata dai grandi pionieri dello studio dell'abduction, gli americani, John Mack, basta leggersi, non so, Senza consenso di Philip Mentor, o i libri di John Mack, Rapiti, o quelli di Carla Turner, viene fuori, per quanto tutta questa gente si sia fermata al cosiddetto primo livello delle interferenze aliene, quindi non sia andata oltre, l'unico che è andato oltre è stato Corrado Malanga, ricordiamolo, per quanto questi si siano fermati al primo livello, emerge chiaramente che tutti questi alieni sono sterili, quindi incapaci di riprodursi. Ora mi chiedo, quale spiegazione può esserci alla base del fatto che una o più razze aliene incapace di riprodursi continuano da migliaia e centinaia di migliaia di anni, se non milioni di anni, a perpetrare dei rapimenti? Sì, ci sarebbe anche da chiedersi, è vero o non è vero che l'alieno è stupido? E se sì, perché? Ma banalmente potrei dire che è difficile considerare stupido chi padroneggia una tecnologia come la loro, tale da vincere le leggi della fisica. È vero che la tecnologia non è lo specchio dell'intelligenza, intendiamoci, però è anche vero che per essere arrivato lì qualcosa di tuo devi averlo messo, insomma. L'alieno non è stupido, perché se ha capito che noi abbiamo qualcosa che nemmeno noi sappiamo di avere, che a lui serve, forse non è così stupido, forse è arrivato un po' più in là di quello che a noi nel nostro spazio, anche perché definire stupido il proprio nemico, tra virgolette, porta a definire stupidi se stessi. Sì, infatti, anche perché non avrebbe senso combattere con uno stupido, insomma, con gli stupidi si ignorano, non si affrontano, ecco. Invece sembra che ci sia qualcosa di meno stupido sotto. Sì, sono assolutamente convinto di questo. Per questo, quando lavoravo con gli addotti, dicevo: attenzione, mai sottovalutare l'alieno. Perché... Sì, è una cosa che ho sperimentato anch'io. Abbiamo notato molte volte che invece l'alieno ha una capacità di adattamento. In qualche modo si accorge delle cose che vengono fatte, ed è per questo che sono state prodotte anche diverse tecniche, e alcune abbandonate, altre perfezionate. Perché va bene. C'è anche la possibilità dell'interferenza militare successiva, che probabilmente si muove su un altro tipo di considerazioni, però noi stessi, in quanto esseri umani, tentare di e pretendere di poter capire ciò che pensa un'entità aliena è, oltre che soffrire della sindrome dell'antropomorfismo e quindi dare per scontato che l'aliena lo pensa come noi, ci porta fuori strada, perché credo sia difficile immedesimarsi in quello che può essere il pensiero di un alieno. Possiamo vedere quali sono gli effetti della sua influenza e darci una spiegazione, cercare di capire perché lo possa fare, ma pensare, anzi, capire come e cosa fa. Ma il perché è già un problema diverso, credi, anche tu, Ale? Certo, anche perché in questi frangenti viene naturale, forse inevitabile, modellizzare il comportamento dell'alieno secondo il nostro schema mentale. L'alieno è alieno in quanto tale, incommensurabile, no? Esatto, stiamo parlando di qualcosa che è estremamente lontano da noi. Sotto ogni punto di vista, non per niente il nostro duale, quindi tutto quello che per noi potrebbe sembrare normale, scontato, dobbiamo pensare che non deve necessariamente esserlo per un'altra forma di vita di cui obiettivamente conosciamo poco, e quel poco che conosciamo lo conosciamo attraverso esperienze, peraltro dolorose, dei nostri addotti. Quindi da qui delineare la mappa del territorio dell'alieno, che peraltro non è alieno, ma sono N alieni, quindi N razze molto diverse tra di loro, provenienze diverse, morfologie diverse e quant'altro, diventa abbastanza azzardato, perché poi
già noi come terrestri abbiamo differenze tra tedeschi, italiani, americani, quindi figuriamoci tra persone tra forme di vita che vengono addirittura da mondi diversi, che hanno strutture morfologiche diverse tra di loro. Possiamo con una buona approssimazione definire un modello, che però è un modello delle azioni, non un modello dei comportamenti, non un modello dell'essenza dell'alieno. Quindi questo va tenuto in rigorosa considerazione, secondo me, perché quel poco che conosciamo lo conosciamo, ripeto, attraverso delle esperienze peraltro dolorose di persone che nell'interazione con l'alieno hanno solo motivo di sofferenza, non altro. Per cui, insomma, questo io credo che possa condizionare gran parte di quello che è il nostro attribuire all'alieno delle intenzioni piuttosto che altre. Quindi, Alex, nel tuo documento cosa affronti nel particolare? Il fine, quindi l'obiettivo che tenta di raggiungere l'alieno, che potrebbe essere diverso da quello che è stato focalizzato fino adesso. Sì, se è vero quello che sostengo, e ripeto con tutte le cautele del caso, perché io non lo posso provare, lo posso solo teorizzare sulla base di alcune cose che ho cercato di spiegare. Se è vero tutto questo, l'alieno cercherebbe quella cosa che abbiamo sempre raccontato, sempre sostenuto, che chiamiamo anima, ma per un motivo diverso, opposto, direi, rispetto a quello che abbiamo sempre creduto. Quindi non come energia per vivere per sempre? Non come energia per vivere per sempre, ma come capacità di morire e rinascere, di sperimentare le fasi temporali della nascita, dello sviluppo, della crescita, della morte. Non è molto diverso, teoricamente parlando. No, è semplicemente il duale. È la pratica che viene interpretata in un modo diverso in questo caso. Esattamente, esattamente. Per questo affermavo prima che tutto l'impianto della teoria di Corrado, per quanto mi riguarda, viene confermato. Ripeto, può cambiare il movente delle azioni dell'alieno nei nostri riguardi, ma poco o poco importa, insomma, il problema è che questi qui vengono a fare qualcosa che sarebbe meglio che non venissero a fare, non ne sentiamo il bisogno naturalmente. E questo quindi è un po' la base del concetto del perché bisogna porre fine o cercare di porre fine a questa cosa, per il semplice fatto che sarebbe innanzitutto carino che se volessero qualcosa la chiedessero, per una banale io non volevo entrare nell'ambito alieno buono, alieno cattivo, ma ci stai quasi entrando. Ma entriamoci pure, allora, alieno buono, alieno cattivo, Corrado l'ha spiegato tante volte e mi trovo in linea con lui, è una definizione che non ha molto senso, perché il paradigma di bontà e di cattiveria appartiene a una classificazione morale che ci diamo noi. Per gli antichi aztechi era buono uccidere i propri figli per immolarli agli dèi, quindi voglio dire, il concetto di buono e cattivo è estremamente relativo. Certo che se devo dare comunque una valenza sulla base di quello che è il nostro essere qui ora, non posso vedere nulla di buono, quantomeno di positivo, non usiamo la parola buona. Potremmo usare la metafora giaguaro-gazzella dal punto di vista che sono alieni a loro stessi e per cui ognuno vede l'evento in maniera diversa. Esatto, c'è poi anche un discorso di intenzionalità, per rimanere all'esempio che facevi tu, lo allargo, la mucca che bruca l'erba non è aggressiva nei confronti dell'erba, non è che se la mangia perché la odia, se la vuole pappare e porre fine all'erba, la mangia perché per lei è necessario farlo. In questo non c'è una valenza negativa, però provate a chiedere all'erba se è contenta di finire nella pancia della mucca. Quindi voglio dire, a seconda, e qui la PNL ci aiuta, a seconda del punto di vista in cui ti poni, valuti le cose diversamente. Voglio parlare in termini di positività o negatività, voglio parlare in termini di costruttività o distruttività. Esatto. L'atteggiamento dell'alieno nei riguardi dell'essere umano non mi pare assolutamente costruttivo. Soprattutto per il fatto che non chiede il permesso. Perché?
nel caso, noi potremmo anche considerare positive, tra virgolette, esperienze in cui una persona decide coscientemente di venire in contatto con una realtà che non conosce attraverso metodi opinabili o comunque personali, e ritenerla assolutamente diversa da un tipo di esperienza in cui nessuno ha chiesto nulla e ti arriva in casa, cioè, l'interferenza in qualche modo. Anche perché paradossalmente, se ci potesse essere, e non è assolutamente, non deve essere frainteso quello che sto per dire, ma giusto per un pur parlare, se ci dovesse essere un confronto, si potrebbe capire che forse entrambi potremmo imparare qualcosa l'uno dall'altro, e soprattutto loro potrebbero imparare che quello che cercano non ha alcun senso, perché non ha alcun senso essere diverso da quello per cui sei. Cioè, se sei immortale o se sei immortale, significa che le leggi di questo benedetto universo hanno previsto questo. Essere qualcosa di diverso vuol dire rinnegare. Assolutamente d'accordo con te, Alex. Questo è un punto che io e te siamo perfettamente d'accordo. Se sei chiamato a vivere tutto il tuo percorso in questa forma, certo, è perché forse servi a un progetto più alto. E qui si potrebbe anche parlare di ego, che qualche persona vorrebbe in qualche maniera soffocarlo, ma se viene fornito come strumento, evidentemente avrà la sua funzione anche lui. Esatto, il problema, come sempre, diviene il fatto che magari l'ego viene utilizzato per uno scopo che limita l'ego al cui. Certo, certo, come tutto il resto del resto. Come tutto il resto, esattamente. L'alieno, né più né meno, fa la stessa cosa, cioè l'alieno se ne strafrega di quello che è al di fuori di sé, cioè della dualità. Non ha capito che la dualità serve a comprendere l'uno, o magari l'ha capito ma se ne frega, ecco, che sarebbe ancora peggio, perché un conto è non arrivare alle cose, un conto è arrivare e fregarsene, fare comunque come ci va di fare. Se ci fosse un ipotetico confronto, magari potrebbero capire, se ne avessero i prerequisiti, cosa che non do per scontato, potrebbero capire che quello che stanno cercando non ha alcun senso, e questa sarebbe la chiave forse della felicità di tutti, no? In realtà qui siamo tutti infelici, noi e loro. Loro cercano una cosa che non riescono ad avere, quindi non credo che possano essere contenti. Noi non siamo contenti perché questi qui vengono a romperci le scatole, quindi alla fine tutto questo cosa serve? A creare una massa di infelici, se volessimo schematizzarla in questo modo. Però al di là di facili battute, cioè, il concetto di fondo è che non c'è la coscienza di chi si è, non ce l'abbiamo noi, non ce l'hanno nemmeno loro. L'unica differenza è che noi non andiamo in altri mondi a rompere le scatole al prossimo. Lo facciamo magari con... Almeno coscientemente, voglio dire. Come dici, scusa? Almeno coscientemente, voglio dire. Almeno coscientemente. Noi lo facciamo, siamo bravissimi a farlo su noi stessi, ecco, noi riusciamo a farci del male con una capacità e una scienza che sfido. Siamo estremamente metodici nel farci del male. Metodici e soprattutto bravi, effettivamente siamo molto bravi. Perché? Perché fondamentalmente... Però dobbiamo ricominciare a fare di bene e male, Alex, quindi siamo estremamente bravi a fare esperienze di tutti i tipi, e su questo, se leggiamo la cronaca, non ci sono dubbi. Certo, questo però è anche la chiave, è una degli elementi chiave che sta alla base del fare esperienze, quindi del accrescere il bagaglio informativo, quindi l'anima di ognuno di noi. Perché? Perché sostanzialmente le possibilità che ci dà il libero arbitrio sono infinite, sono virtualmente infinite. L'anima, secondo me, intesa come informazione, non effettua tramite l'atto di volontà le esperienze che vuole effettuare e che servirebbero ad accrescere la conoscenza della coscienza. Non fa questo, perché se potesse farlo, cioè se avesse la possibilità con l'atto di volontà di farlo, sceglierebbe tutte le informazioni, scusate, le esperienze più vantaggiose per lei. In realtà non è così. Perché l'uomo, che è il veicolo che usa l'anima per fare questo,
sostanzialmente fa di tutto al contrario di tutto, grazie al suo libero arbitrio. Addirittura col libero arbitrio può decidere di fare delle cose che vanno in direzione totalmente opposta a quella che è. Pensate a uno che dice devi farti schifo per capire cosa ti fa schifo. Esatto, ma pensate solo a una persona che per un motivo qualunque decide di togliersi la vita, è l'esperienza forse più distruttiva che può esistere, quindi non va certo nella direzione di accrescere la negarsi l'esperienza più bella della propria vita, tipo non seguire le proprie attitudini, non sposare la persona che si ama, e tutto quel che può essere interpretato come esperienza negativa in realtà è molto utile per capire anche la portata della controparte, quindi di quello che poteva essere l'esperienza positiva fatta in termini contrari a quello che si è fatto. Cioè, quindi anche farsi del male o fare del male è informazione. È informazione, e spesso anche informazione nella forma più dirompente che c'è, però secondo me è anche intrinsecamente la dimostrazione che l'anima non ha atto di volontà, perché non è un essere senziente, come dicevamo inizialmente. L'anima è pura informazione, quindi poi subisce, tra virgolette, passivamente quello che l'uomo nella sua interezza decide di fare nella sua vita. Torna anche negli studi di Corrado che anima in sé non è un essere senziente. Sì, però come dicevo inizialmente è stato veicolato un po' il modello, o meglio, non è stato veicolato, è stato interpretato erroneamente l'idea che l'anima sia questa cosa, questa forma di estraneo da sé e da interpellare come se fosse un'altra persona. Esatto, io l'ho detto più volte anche nelle chiacchierate che abbiamo fatto tra di noi. Tante volte mi sono trovato, quando operavo con gli addotti, a sentire una richiesta del tipo mettimi in ipnosi che voglio parlare con la mia anima, che tradotta vuol dire dammi il numero di telefono che voglio farle un colpo di telefono. Non funziona così, l'anima non è il tuo vicino di casa, l'anima è un pacchetto di informazioni con le quali tu non puoi parlare, perché sei tu che determini quelle informazioni. Questa domanda, che adesso ho messo giù in maniera molto anche ironica, però nasce dal fatto che l'idea di anima è stata modellizzata in una maniera secondo me sbagliata, che io non ho mai ritrovato in questi termini, tant'è vero che spesso capitava che l'addotto di turno messo in ipnosi si trovava mal partito quando capiva che non riusciva a parlare con nessuno, e non riusciva a parlare perché partiva da un presupposto sbagliato sostanzialmente. Quindi questa è stata una delle cose che alla fine di tutto il mio percorso di lavoro, di studi con gli addotti, che si è chiuso, quindi con buona pace dei detrattori io non darò più altro diciamo adito ad altre polemiche. Tutto questo nasce appunto come risultante del lavoro fatto, dalla necessità di far luce su alcune cose che a me per primo non tornavano sostanzialmente. E questo è alla base di quell'articolo che poi è stato lo spunto per questa parte della chiacchierata, ecco, finora. Abbiamo parlato di anima e delle sue possibili interpretazioni. Per quanto riguarda il fenomeno dell'abduction, pensi che in qualche modo ci siano delle differenze? Cioè, mi spiego, c'è l'abduction fisica in cui l'alieno ti prende e ti porta via, poi c'è l'interferenza e quello che viene chiamato parassitaggio da parte di entità diverse. Come lo inquadri questo fenomeno, questa differenza di interferenza in quella che è una visione alternativa che ci hai suggerito della motivazione dell'alieno a fare quello che fa? In qualche caso viene rapito fisicamente l'addotto, in altri casi viene solamente in qualche maniera guidato il suo libero arbitrio. Tutto questo fa parte dello stesso percorso, porta allo stesso obiettivo, o sono diversi livelli di interferenza che hanno diversi scopi, diciamo, e anche obiettivi?
Ma devo confessare che inizialmente mi sono trovato un po' a disagio con questa suddivisione. Perché? Perché fondamentalmente io mi sono occupato di questi argomenti da una ventina d'anni, sono 20 anni, prima come ufologo e poi come, diciamo, alienologo. Ma come persona intelligente, come direbbe il Corrado. Oppure come persona informata sui fatti. Quindi mi sono occupato di questa cosa partendo proprio dagli albori, quindi della vecchia ufologia Viti e Bulloni, tanto per dirla chiaramente, avendo anche una formazione culturale sperimentale. Per me l'evidenza fisica era la prima cosa da cui partire per studiare un fenomeno del genere, e quindi per me l'abduction è sempre stato il rapimento fisico, il grigio che viene, la stanza, la parete della stanza che diventa liquida, luminosa, entra l'alieno, eccetera eccetera, la macchina volante, quello che ben sappiamo. Quando mi sono trovato a dover occuparmi anche di forme di rapimento diverse, ho avuto qualche disagio, ho avuto qualche difficoltà, perché questo rimetteva in gioco molti miei schemi mentali e soprattutto apriva nuove possibilità a quello che era per me l'universo alienologico. Per me non esisteva l'alieno, esisteva l'extraterrestre. La differenza nominale non è secondaria. L'extraterrestre ha lasciato il posto all'alieno, adesso non si parla più di extraterrestre, non sentirete mai più nessuno usare questo termine. Eppure era lì, secondo me, la chiave del fenomeno abduction. Per quanto riguarda il parassitaggio, dunque, devo essere onesto, il solo parassitaggio senza il rapimento fisico mi lascia un po' perplesso. Mi lascia perplesso perché spesso manca di elementi che potrebbero essere chiave nel dimostrare o comunque nell'essere a conoscenza della realtà di questo fenomeno. Perché sono molto legati alla psiche del soggetto, perché si può facilmente scambiare un qualunque tipo di problema, di disturbo, di quant'altro per un fenomeno di parassitaggio. E col parassitaggio si può giustificare un po' troppa roba, secondo me. Quindi il solo parassitaggio mi lascia perplesso, il che non significa che non lo consideri come possibilità, tutt'altro. Dico solo che ci sono sempre andato un po' cauto, ecco, nel ritenere un addotto tale solo quando il rapimento, comunque l'interferenza, veniva su un piano non materiale. Ciò non toglie che comunque anche in quei casi che sembravano avere queste caratteristiche, io ho sempre operato secondo coscienza, utilizzando le tecniche, le metodiche che erano state messe a punto da Corrado, per cui non mi sono poi tanto posto il problema, nel senso, alla fine, se uno ha un problema e tu hai in mano una soluzione per risolverglielo, fallo al di là delle tue perplessità, insomma. Tanto più se poi ottieni un risultato che è comprovato e sta nel benessere della persona, non ha neanche tanto senso porsi delle domande. Certo, certo. Alla fine la definizione scrupolosa dell'ambiente in cui ci si muove è secondaria a rilevare che poi il soggetto, tra virgolette, sta meglio. Sì, che è un po' l'approccio che usa la psicologia. La psicologia non indaga se tu hai le allucinazioni e vedi Babbo Natale. Psicoterapia, diremmo. Sì, la psicoterapia è meglio, certo. La psicoterapia non indaga se nelle tue allucinazioni in cui compare Babbo Natale esista o non esista. In quel momento per te esiste, quindi si cura quello che è il problema che tu percepisci. Lo psicoterapeuta dovrebbe importare poco se poi veramente esiste o non esiste Babbo Natale. Questo per fare un parallelo, naturalmente. Nel caso delle, come dire, interferenze puramente eteree, non so come definirle, non materiali, io ho utilizzato come mio atteggiamento questo, cioè hai un problema, vediamo di risolverlo, risolverlo con metodiche che peraltro erano state provate, comprovate e hanno dimostrato la loro efficacia.
poi ti dico, a consuntivo di tutto questo, non posso nascondere che ho fatto un po' a pugni come stesso, perché per me il rapimento, l'abduction era, anzi non l'abduction, l'interferenza, però era il rapimento, e nella parola rapimento c'è tutta la valenza negativa possibile che io riesca a dare a questo tipo di azioni comunque invasive e comunque violente, perché quando il soggetto viene preso, messo su un tavolo d'acciaio e gli viene infilato un ago nell'occhio, insomma, possiamo essere tolleranti e comprensibili quanto vogliamo, però sfido chiunque a ritenere costruttiva un'azione del genere. Voglio dire, almeno chiedimelo prima. Almeno chiedimelo prima e lasciami la possibilità, libero arbitrio, di mandarti a fanculo se non lo voglio. Esattamente. Quindi, per rimanere nell'ambito parassitaggio, qualche perplessità ce l'ho, ma non tale da mettere in discussione la possibile realtà di un fenomeno. Ecco. All'inizio della puntata, Alex, facevi un appunto su quel che riguarda il fatto che anima non è l'inconscio. Vorresti specificare meglio questa tua affermazione? L'anima non è l'inconscio, nel senso che l'inconscio è il decoder, cioè il lettore dell'informazione, il lettore dell'anima. Se l'anima è informazione, una parte di questa informazione, non tutta quantomeno, però una buona parte di questa informazione può essere letta dall'inconscio in maniera spesso fuorviante, perché l'inconscio spesso sbaglia a interpretare i simboli. Scusami se ti interrompo, ma noi potremmo già cominciare a fare una nuova analisi su quelle che sono le attribuzioni fisiche dello strumento cervello. È stato usato spesso impropriamente il termine lobo destro e lobo sinistro, ma in realtà i lobi sono tre da una parte e tre dall'altra, divisi in due emisferi. I due emisferi sono stati riconosciuti come parte maschile, parte femminile, territorio di spirito piuttosto che di anima, all'interno dei quali però abbiamo tre lobi che potrebbero comunque rappresentare quella nostra ripartizione fisica o comunque psicologica di spirito, mente, anima, oppure conscio, inconscio e subconscio, o se vogliamo genitore, adulto e bambino della definizione della psicologia transazionale classica. Per cui ecco che a questo punto potremmo trovare nelle informazioni di un particolare emisfero tutte e tre le componenti o tutte e tre le definizioni della psicologia, della psicoterapia classica, quindi della parte inconscia, conscia, subconscia, del genitore adulto bambino, e quindi parlando con anima in realtà si sta parlando con un'altra versione frattalizzata della psiche. Non so se sia stato chiarissimo. Però sì, no, sono d'accordo. Diciamo che ci sono due punti di vista diversi, che sono quello della neurofisiologia e quello delle scienze cognitive, diciamo. La neurofisiologia vede il cervello costituito sul lobo frontale, parietale, occipitale e temporale, che sono sostanzialmente le suddivisioni in aree geografiche del cervello. L'approccio invece più cognitivo, più psicologico, vede, come dicevi giustamente tu, lobo destro e lobo sinistro, quindi da una parte per i emisfero, esattamente, corpo calloso al centro, che si fanno corrispondere appunto le tre componenti della psiche. Esattamente, quindi da un punto di vista vero, cioè l'emisfero sinistro per i destrimani, diciamo, è l'emisfero, la parte del cervello deputata al linguaggio, alla razionalità, alla sintesi, è già divisa in tre lobi. Sì, è già divisa in tre lobi, come lo è divisa la parte destra, la parte più irrazionale, diciamo. In realtà, secondo me, la cosa più esaustiva è ancora la modellizzazione psicanalitica, in cui il cervello viene, la mente, non il cervello, la mente viene strutturata su tre livelli, a seconda della propria profondità, che sono il conscio, il subconscio e l'inconscio. Il conscio, lo sappiamo, è la parte della mente che ci permette, tramite i sensi, di interfacciarci col mondo esterno e venire a conoscenza del mondo esterno. Il subconscio è il mediatore, colui che
al suo interno le cosiddette norme introiettate, quindi l'educazione, la morale, le regole da seguire, i filtri che vengono fatti sulle informazioni che arrivano dall'esterno per poterle adattare sostanzialmente a quello che è il vivere in una comunità o comunque in un contesto sociale. E infine l'inconscio, che è la parte più profonda, più tra virgolette istintuale, animalesca di noi stessi, che è la parte più vera, che è nel terzo livello, nel terzo stato di profondità, perché è quella che è più, come dire, soggetta purtroppo al controllo del subconscio e del conscio, ma è anche quella che è più vera, la parte più vera di noi, è la parte che tu stimoli utilizzando l'ipnosi, ad esempio. L'ipnosi non fa altro che comunicare, perché l'ipnosi è una forma di comunicazione, non fa altro che comunicare con l'inconscio, quindi con la parte più vera di te, dove non esiste la mediazione, non esiste il filtraggio delle altre componenti, ma esiste appunto la tua stessa essenza di persona, di cervello, di mente, sta tutto lì. E quindi questa stratificazione, che è un modello che dobbiamo alla psicanalisi, quindi di inizio del Novecento, secondo me rimane quella ancora più attuale, più valida per spiegare il funzionamento della mente, che non è il cervello è un'altra cosa. Certo, facendo proprie alcune considerazioni fatte da moltissimi pensatori e anche seguaci di questi pensatori, secondo cui questo secolo vede una grandissima ispezione sulle capacità della mente e in qualche maniera attribuisce una capacità creativa alla mente fino ad arrivare al punto in cui si ritiene che questa realtà possa essere in realtà una percezione di una condizione mentale. Da questo punto di vista, possiamo cominciare ad ipotizzare quanto l'alieno sia in realtà una proiezione o una creazione, o quanto sia reale, perché comunque c'è da stabilire cosa sia reale o meno in una realtà virtuale. Ecco, a questo punto, essendo tutto quanto virtuale, l'alieno potrebbe anche essere una nostra modellizzazione di determinati disturbi o ostacoli autoimposti o imposti dal nostro stile di vita da superare per ottenere un aumento di consapevolezza o di coscienza. Come facciamo noi a definire questa fenomenologia come reale e quanto questa fenomenologia può essere interpretata come dal punto di vista della psicosomatica, Alex, alla fine? Dunque, diciamo che quello che normalmente definiamo come reale, rimaniamo nell'ambito della nostra realtà spazio-temporale, quindi confiniamoci qua. Normalmente quello che viene definito reale è ciò che noi percepiamo con i nostri sensi, qualora determinati stimoli, appunto luce, suono, quant'altro, praticamente interagiscono con i nostri organi di sensi. Quindi ci sono degli stimoli, delle eccitazioni che, raccolti dai nostri organi di senso, finiscono nella corteccia cerebrale e lì danno luogo a quella che è la nostra realtà. Praticamente cosa significa? Che il mondo che noi percepiamo è lì in qualche posto, sta lì nella nostra corteccia, perché si forma lì. Noi non facciamo altro che prendere degli stimoli sensoriali, quindi dei segnali elettrici, e formare la realtà in una zona del nostro cervello. Quindi la realtà esterna in realtà esiste lì dentro, cioè nella corteccia cerebrale, nel nostro cervello. Questo significa che è meno reale solo perché è lì? No, assolutamente, significa forse che la realtà è quella. Come facciamo a sapere se è reale o non è reale, soprattutto cosa è reale e da cosa non è reale? Questo è un bel casino. La filosofia è il numero uno. Certo, la filosofia sta cercando di dare una risposta a questo da non so quanti millenni. Facciamo finta che nulla sia reale e che sia reale solo ciò che percepisci. Sì, quello che percepisci è reale,
per forza, perché se è vero, come è vero, che il pensiero crea, cioè c'è un vecchio assunto della fisica che dice nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. In realtà non, secondo me non è proprio vero che nulla si crea, il pensiero crea. E come si crea? Il pensiero è sempre creativo, o quasi sempre creativo, poi l'uso che se ne fa può essere distruttivo o costruttivo, sì, ma questa è un'altra questione. Il pensiero crea. Il pensiero classico parla di creazione riferito alla materia. Sì, ma il pensiero crea anche la materia, soltanto che la crea all'interno del tuo cervello. E allora è meno reale, semplicemente perché magari la percepisci con due sensi su tre, cioè la vista, l'udito e non il tatto. Io attraverso un muro a seconda della mia percezione di quel muro. Corrado direbbe a seconda della tua coscienza, del tuo livello di coscienza. Quando tu, ad esempio, e questo è un po' il segreto delle simulazioni mentali, se io ti dico immaginati mentalmente un elefante rosa con i pallini blu, nella realtà... Ma anche un muro. Com'è? No, dico anche un muro. Abbiamo visto che molte persone sono in grado di indurre un condizionamento ipnotico riguardo l'esistenza di qualcosa di fisico e la persona lo percepisce come reale, realissimo. Certo, è la base della suggestione, cioè tu induci un'immagine che il tuo cervello è in grado di costruire sulla base di elementi acquisiti con l'esperienza. Ma questo, dovremmo specificare, avviene nel qui e ora, cioè io oggi, ora, ti dico, avrai questo tipo di influenza. Ma quando vado a indagare nel passato, questo tipo di modificazioni o di suggestioni sono un po' meno arbitrarie. Cosa ne pensi, Alex? Sono un po' meno arbitrarie, soprattutto se quelle suggestioni sono associate delle altre esperienze veramente vissute. Esperienze veramente vissute, oppure c'è un carico emotivo associato che non puoi costruire a tavolino. Quindi tu puoi immaginare. Se ti dico immaginati un precipizio, tu sei sull'orlo di un precipizio, tu ragionevolmente lo puoi immaginare con la tua capacità creativa, ma non puoi immaginare magari il senso, o comunque non puoi ricreare nella realtà il senso di sgomento che invece proveresti se ti trovassi realmente su un precipizio. Quindi quando invece c'è questo bagaglio emotivo associato a un'immagine, beh, allora possiamo ragionevolmente sostenere che lì c'è qualcosa di reale, non tanto di costruito. È un po' la base di quello che è stato fatto in passato con l'ipnosi regressiva. Cos'è che rendeva vero un ricordo? Perché il ricordo di un alieno doveva essere vero e non un costrutto della mente, quando sappiamo benissimo che esistono le false memorie? Perché Alex? Perché a quel ricordo era associato un contenuto emotivo che non poteva essere costruito dalla mente. Se tu quindi non parliamo solo di segni fisici. Non parliamo solo di segni fisici, assolutamente. Quando, perché è valida l'ipnosi regressiva? Si dice no, l'ipnosi non è valida perché comunque a seconda di chi conduce una seduta ipnotica tu puoi indurre nel soggetto qualunque tipo di cosa. Si fa dall'erba un fascio, lo sappiamo. No, ma questo è verissimo, tu puoi indurre quello che vuoi nei ricordi di una persona, questo è stato provato, c'è una letteratura infinita, ma questo dipende da come viene condotta la sessione ipnotica. L'ipnosi è uno strumento, nulla di più. Un coltello in mano a un cuoco è uno strumento eccezionale, in mano a Jack lo squartatore, insomma, è un'altra cosa, quindi non è lo strumento di per sé, ma è l'uso che se ne fa. Anche a un cuoco maldestro, vorrei aggiungere. O anche a Jack lo squartatore a tavola, insomma. No, l'appunto era sui cuochi maldestri, cioè quel tecnico per divertirsi. Assolutamente. Per cui voglio dire, l'ipnosi, se condotta secondo determinate regole, può far emergere per il fenomeno della ipernesia, che è sostanzialmente l'amplificazione, diciamo così, dei ricordi, del vissuto, può far emergere delle informazioni fondamentali, soprattutto in questo tipo di ricerca, soprattutto quando al ricordo è associato il contenuto emotivo dell'evento che il soggetto sta ricordando. Se tu ricordi una cosa in maniera molto asettica, una cosa positiva o negativa, indifferentemente, in maniera molto asettica,
potrebbe essere molto probabilmente che quel ricordo lì è un ricordo costruito. Mentre se la stessa situazione l'hai vissuta, probabilmente in un contesto ipnotico, anzi molto probabilmente in un contesto ipnotico, a quel ricordo associ anche l'emozione positiva o negativa che stavi provando in quel momento, perché in ipnosi regressiva tu rivivi quel momento. È un po' quel quid, quell'ostacolo, quel punto che si oltrepassa dal momento in cui si pensa di immaginare tutto o ci si rende conto di stare vivendo un'esperienza reale quando si fanno pratiche introspettive come il Simba. Esatto, se poi a questo aggiungi il fatto che magari la scena, le informazioni, il ricordo, chiamala come vuoi, che tu fai emergere, coincide esattamente con quello di un'altra persona che ha avuto la tua stessa esperienza, e poi magari di una terza, e poi magari di una quarta, beh, insomma, comincia a diventare difficile sostenere che menti diverse, psicologie diverse abbiano creato lo stesso falso ricordo, nella stessa maniera, con gli stessi dettagli addirittura. Quindi il discrimine tra ciò che è reale e ciò che è invece un costrutto della mente, secondo me, non può prescindere da questi elementi, cioè non è l'analisi dell'evento in sé che determina se una cosa è vera o meno, ma è tutto ciò che sta al contorno, che potrebbero sembrare magari sfumature, però ricordiamoci che è nell'insieme dei dettagli che sta la vera essenza delle cose. È la somma che fa il totale, come direbbe Totò. È la somma che fa il totale, aggiungendo che la somma, il totale anzi, è sempre di più della somma delle sue parti. Certo, infatti. È un po' in chiusura, Alex, vorresti dal tuo punto di vista definire ciò che significano i termini coscienza, conoscenza e consapevolezza? Questo è un domandone. Niente male, È un bel domandone. Allora, coscienza. La coscienza è sostanzialmente qualcosa che è legato a il fatto di, alla percezione al fatto di sapere che tu un determinato stimolo proveniente dall'esterno lo puoi rielaborare. Cioè, io sono in una stanza buia e sento che c'è qualcuno con me. Esatto, esattamente. La conoscenza è ciò che ti permette, mediante l'esperienza, di apprendere. Cioè, io sono in una stanza illuminata, vedo una persona, ma non so chi è. Esatto, in quel momento tu hai coscienza che c'è qualcuno, ma non hai conoscenza. Quindi è solo l'esperienza di questo evento che ti permette di avere conoscenza di ciò che sta accadendo. E qui arriviamo alla consapevolezza. Cosa significa per te? La consapevolezza è l'ultimo passo. Cioè, una volta che tu hai coscienza e conoscenza, ne deriva, perché è proprio una conseguenza, la consapevolezza, ossia hai introitato delle informazioni, hai recepito delle informazioni, hai fatto esperienza, ora cosa ti resta? Cioè, la consapevolezza è: ora di queste informazioni, queste percezioni, cosa ne fai? Che so, elabori un tuo costrutto mentale, elabori un giudizio, elabori una serie di azioni che sono conseguenti a quello che tu hai acquisito, hai appreso. Quindi la consapevolezza è la risultante di tutto questo processo. Hai consapevolezza di qualcosa, quindi ne deriva che la tua consapevolezza si manifesta in una serie di comportamenti, di azioni, di pensieri che sono strettamente correlati all'oggetto della tua conoscenza. Allora, il livello di consapevolezza può essere un discrimine tra la adducibilità e non adducibilità di un essere umano animico? Nel mio modello delle cose, diciamo, ciò che determina il fatto che alcuni umani siano addotti e altri meno è legato non tanto alla consapevolezza, ma quanto a banalmente al bagaglio informativo. Cioè, quanto più un'anima è ricca, passatemi il termine, ma il significato è: tanto più il bagaglio informativo di una persona è ricco di informazioni, appunto, tanto più è appetibile. Tanto meno è ricco, tanto meno è appetibile.
Questo potrebbe essere il discrimine, perché alcuni sì, alcuni no. Potrebbero esserci un'altra serie infinita di motivi per il fatto che magari prendere troppe persone potrebbe alla lunga inficiare o rivelarsi un boomerang, quindi inficiare gli scopi degli alieni, perché insomma aumenta il rumore di fondo e quindi c'è qualcuno che prima o poi se ne accorge, e questo andrebbe a impattare con le loro intenzioni, ovviamente. Il perché alcuni sì, alcuni no, secondo me è legato proprio alla struttura intima dell'anima, quindi del bagaglio informativo. Alcune informazioni sono più appetibili di altre. Aggiungo anche un'altra cosa: la maggior parte degli addotti, almeno quelli con cui ho avuto la possibilità di lavorare, avevano dei déjà vu, cioè dei flashback di esistenze precedenti, quindi informazioni nella propria anima appartenenti a individualizzazioni, diciamo così, a vite precedenti. Questo probabilmente rende il soggetto molto più appetibile, perché se effettivamente a me alieno interessa sapere come tu nasci, cresci e muori, più dati ho a disposizione, più è facile per me raggiungere il mio obiettivo. Potrebbe essere una discriminante, anche questo. Grazie Alex. Abbiamo solo scalfito l'argomento, come sempre, ma penso che comunque tutto quello che abbiamo detto stasera possa creare ulteriori domande, ulteriori percorsi di ricerca per chi ci ha ascoltato. Intanto io inviterei magari a tornare un'altra volta, perché le nostre due ore canoniche sono scivolate via come olio su una bruschetta, vorrei dire, vista l'ora è quasi ora di smangiucchiare qualcosa. E casomai, se tu fossi disponibile, noi ti invitiamo per un'altra puntata per approfondire ulteriormente questo argomento, che è molto interessante. Non abbiamo toccato tutti i punti del tuo documento, però abbiamo in qualche maniera cominciato ad inquadrare quello che può essere la ricerca di nuove risposte, l'analisi secondo altri punti di vista delle vecchie informazioni, e comunque un proseguire nel cercare di capire il più possibile di quello che ci circonda. Per cui Alex, noi ti invitiamo nuovamente, ti invitiamo a far parte, a partecipare ad un'altra puntata per continuare questa discussione, che per me è stata interessantissima, spero anche per i nostri ascoltatori, e che sicuramente si può continuare. Che ne dici? Ci stai? Ti ringrazio dell'invito e do la mia disponibilità assolutamente. Ah, certo. È piacevolissimo parlare con te, perché si può affrontare la cosa da un punto di vista, insomma, alternativo e comunque trasversale, pur sapendo che tu in ogni caso hai operato finora e ti sei in qualche maniera mosso nell'ordine di un tipo di conoscenza comune, la quale non deve diventare un dogma, come noi suggeriamo spesso, ma comunque essere terreno di ulteriori ricerche, continue messe in discussione di qualsiasi cosa, perché se è vero che siamo di fronte ad un universo virtuale e modificabile, questo si modifica e noi ci dobbiamo adattare, giusto? Mai fermarsi e mai dare per scontate le conoscenze che si pensa di aver acquisito come definitive, perché più prosegui nel percorso della conoscenza, quindi più informazioni aggiungi al bagaglio di quelle che già hai, più hai possibilità di rivedere retrospettivamente quello che hai alle spalle, per confermarlo o per smentirlo, semplicemente perché ne hai più coscienza e più conoscenza, quindi hai molta più affidabilità e più possibilità davvero di considerare giusto o sbagliato quello che ti ha portato fino a lì. Certo. Se questo manca è perché si parte da presupposti spesso dogmatici, per cui certe cose non si mettono mai in discussione perché è così, invece spesso rimettere in discussione serve proprio a vederle riconfermate. Certo, soprattutto, e questo è alla fine la definizione, il significato del termine filosofia, che è amore per la conoscenza e non il ripetere pedissequamente dogmi già acquisiti.
Sì, esatto, è, se vogliamo, la natura stessa dell'uomo, no? Quella di continuare a conoscere, evolversi e non fermarsi. La vera capacità sta nel fermarsi, guardarsi indietro, rimettersi in discussione e ripartire, sapendo anche cambiare rotta quando qualcosa non ti convince, insomma, o quantomeno offrirlo come spunto di discussione ad altre persone affinché criticandoti ti facciano capire che o hai ragione o hai torto, però no, non conosco altri sistemi, ecco. Bene, grazie mille Alex di essere stato con noi e insomma ti avremo con noi in un'altra puntata, riprenderemo questo discorso e magari affronteremo qualcosa di nuovo nel caso venisse fuori. E per cui il nostro intento è sempre quello di continuare ad interrogarci, continuare a discutere e continuare a riparlare anche di vecchi argomenti per vedere se è la possibilità, se è possibile di aggiungere qualcosa di nuovo. Vorrei aggiungere, mentre un nuovo giorno inizia e un vecchio giorno finisce alla Barzullo, però insomma, mi limito a salutare tutti e darvi appuntamento per la prossima puntata di Upocast, che sarà il prossimo venerdì. E naturalmente l'argomento lo teniamo sempre segreto fino all'ultimo momento, non tanto perché vogliamo fare i curvi, tanto perché non si sa mai, potrebbero succedere delle cose, potrebbe esserci qualche intoppo, come per esempio nella puntata scorsa con Mazzucco, abbiamo avuto dei problemi di salute da parte di Massimo stesso, per cui sicuramente la prossima puntata sarà incentrata continuamente su questo argomento, sull'adozione aliena e comunque sulle questioni che riguardano la coscienza umana. Per questa sera credo possa essere tutto, salutiamo Alex e lo ringraziamo per essere stato con noi. Grazie a voi e buonanotte a tutti. Grazie Alex, tanti saluti, salutiamo anche Michele che dietro le quinte fa il suo lavoro e non mi rimane che darvi appuntamento a venerdì prossimo con la prossima puntata di Upocast. Grazie a tutti e buona serata.